In aula ha discusso l'equilibrio economico della sanità toscana. L'assessore Simone Bezzina ha illustrato la manovra per il sistema sanitario. Tra i provvedimenti il contenimento della spesa delle ASL per 150 milioni e variazioni al bilancio di previsione 2021 per 66 milioni. In consiglio discussa la situazione della sanità toscana. Indicazioni operative alle aziende sanitarie per contenere la spesa e recuperare 150 milioni. Variazioni al bilancio di previsione 2021 per 66 milioni, 53 milioni di contributi in conto capitale destinati a sostituire il finanziamento di investimenti già realizzato e in corso di realizzazione da parte delle aziende sanitarie, 70 milioni di fondi nazionali per lo sviluppo e la coesione rimodulati a favore del sistema. Sono queste le mosse della Toscana per recuperare l'equilibrio economico in sanità, le cui spese sono cresciute negli ultimi due anni anche per far fronte all'emergenza Covid. La portata dell'operazione l'ha spiegata l'assessore alla sanità Simone Bezzini con una comunicazione al Consiglio regionale. Il 2021 è stato un anno dove sono tornate a crescere, seppur in un quadro di difficoltà nella relazione tra offerta e domanda, i volumi di attività delle aziende sanitarie. Per questo noi da una parte abbiamo chiesto alle aziende una particolare attenzione, nella gestione delle risorse finanziarie. Dall'altra, la Regione Toscana si è già impegnata a mettere in atto una serie di misure per sostenere le spese di natura sanitaria. E poi la partita più grande ce la giochiamo con i livelli nazionali. Vorrei ricordare che tutte le regioni, nel senso in maniera unitaria, indipendentemente dal colore politico, hanno inviato una lettera al governo chiedendo che venissero rimborsate le spese sostenute per fronteggiare il Covid e per l'organizzazione della campagna di vaccinazione. È chiaro che molto dipenderà da quante risorse, le regioni riusciranno ad ottenere dal governo. Io mi auguro una cifra consistente, superiore almeno ai 100 milioni di euro, perché questo aiuterebbe molto il percorso nella convergenza verso l'equilibrio finanziario che sarà verificato nella primavera estate del 2022. Evidente che ci sono maggiori costi, perché c'è il sistema ordinario della sanità che è sempre lo stesso, le patologie e le malattie sono sempre le stesse e conseguentemente a questo il Covid si è venuto ad aggiungere, creando le condizioni perché vi siano maggiori costi. Voi pensate solo cosa significa il fatto che l'anno scorso ancora non avevamo le vaccinazioni, siamo partiti a gennaio per fare quella macchina organizzativa che ha consentito e di vaccinare e di curare. Noi abbiamo sostanzialmente qualcosa di cui la Regione si è dovuta far carico. Per recuperare questi costi maggiori ho prospettato le tre linee di azione. Alcuni risparmi da dare alla sanità da parte degli altri settori della regione. Abbiamo naturalmente una variazione di bilancio fra qualche giorno di 67 milioni di risorse tolte da altri settori destinate alla sanità. Abbiamo spostato i fondi della tranvia di Bagnaripoli, che tanto ancora non era partita, quindi facciamo in tempo a rimetterci col bilancio ordinario della regione per poter subito sopperire a questi costi. Ma accanto a circa 150 milioni che vengono dalla regione, auspichiamo 200 milioni che vengono dai risparmi delle ASL che dal mese di agosto le ASL stanno facendo e 150 milioni che vengono dai rimborsi Covid da parte dello Stato. Anche oggi ho avuto un incontro con il Vice Ministro Costa, così come mi sento spesso con il Vice Ministro Sileri e soprattutto con il Ministro Speranza, questo obiettivo di avere un rimborso Covid di 2 miliardi, che in Toscana significa 150 milioni, ecco, con queste tre misure noi possiamo arrivare ad equilibrare e a coprire l'equilibrio strutturale di un bilancio. Quindi un dibattito che si è svolto in modo piuttosto forte, però costruttivo, fra opposizione e maggioranza, nell'interesse che tutti abbiamo di far andare bene una sanità toscana che abbiamo visto oggi in un sondaggio che è stato pubblicato, è gradito dal più del 70% dei cittadini. Abbiamo speso tanti soldi per 200 ventilatori polmonari mai usati, il CREAF è costato milioni di euro, le sigle sindacali si lamentano ogni settimana, ci dicono che qualcosa non funziona, ha detto Elisa Montemagni della Lega. Abbiamo un problema che sta nei numeri, ma anche nei servizi che diamo ai cittadini. I soldi spesi in sanità sono spesi meglio di tutti, dipende come si spendono, ha concluso. Noi reputiamo che per fare un'analisi compiuta di quello che realmente è la situazione, del buco che ormai è accertato che c'è, e anche provare a portare delle soluzioni, c'è bisogno dei numeri.
In questa comunicazione non troviamo tra l'altro tutta la fase della prima gestione pandemica, che è quella secondo noi che ha portato la Toscana nelle difficoltà che vediamo ora. Mi vengono in mente i costi dei dispositivi di protezione individuale, mi viene in mente i ventilatori, i famosi ventilatori ordinati e poi mai utilizzati, come mi viene in mente magari tanti investimenti fatti su strutture come il CREAF o come il campo di Marte, che ovviamente hanno un costo ma che bisognerebbe capire anche se hanno un futuro e quindi se è stato un investimento, se sono stati soldi buttati giusto appunto per l'emergenza pandemica. Ecco, noi pensiamo si potesse fare di meglio e crediamo che non possa finire oggi questa storia. Noi continueremo a chiedere numeri, dati, perché solo con quelli l'opposizione può essere messa in condizione di poter portare anche qualche proposta per dare soluzioni. Si parla tanto del personale medico, ma io ricordo che ci sono tutte le sigle sindacali che spesso manifestano proprio perché il personale medico manca, quindi è evidente che anche dal punto di vista organizzativo in Regione Toscana la riforma Saccardi, ma anche quello che derivava prima quando Rossi era assessore, ha creato dei problemi gestionali che poi ricadono addosso ai cittadini e non solo. Il problema del bilancio della sanità è qualcosa che si protrae purtroppo dall'epoca di Enrico Rossi. Sappiamo già che all'epoca c'era un buco, sembra che questo brutto vizio in Toscana non sia passato e che anzi l'emorragia sembra sempre più grande e stia tornando anche col mandato Giani. Da questo consiglio esca oggi una richiesta chiara e univoca: deve esserci un altro livello che finanzia le spese Covid. Poi affronteremo il resto, entro la fine dell'anno arriveremo a dare indirizzi dopo aver ascoltato tanta parte del sistema toscano, ha dichiarato Enrico Sostegni del PD. I sistemi sanitari sono sottofinanziati ormai da anni. Negli ultimi 10 anni, dal 2010 a oggi, l'aumento del fondo sanitario è stato inferiore allo 0,90%, inferiore all'inflazione. Quindi è evidente che i sistemi sanitari regionali, non solo quello toscano, non possono far fronte a un servizio in più come quello che si è messo in piedi per l'emergenza Covid con le risorse del fondo sanitario. Quelle risorse o vengono da altre fonti o se no non è possibile trovarle all'interno del sistema sanitario. La Giunta oggi ci ha quantificato con precisione, e cioè oltre 500 e rotti milioni di euro nel 2020 e 640 nel 2021. Queste cifre devono essere in qualche maniera coperte da altre fonti di finanziamento. Questo mi pare l'elemento fondamentale sulla quale spero esca poi un pronunciamento unitario. Servono la quantificazione esatta dei problemi e le soluzioni per porvi rimedio. Ci aspettavamo una comunicazione più puntuale sulle cifre e sulle iniziative da mettere in campo. La Giunta regionale sappia precisarsi maggiormente, ha detto Irene Galletti dei 5 Stelle, sottolineando che il sistema ha tenuto grazie al personale sanitario. Questa risposta della Giunta al buco di bilancio che si è venuto a creare nella sanità arriva un mese dopo che è stata richiesta. E con 7 pagine in cui si parla di ciò che ha fatto bene o che avrebbe fatto bene la Regione negli anni precedenti, ma non della sostanza, cioè a quanto ammonta esattamente il buco e come si intenda rimediare. Nei giorni scorsi si è parlato di aumento dell'IRPEF, del bollo auto e di tagli agli altri assessorati per cercare di ripianare questo disavanzo. E quello che leggiamo oggi invece è che queste soluzioni non sembrano contenute all'interno della comunicazione, ma si aspetta un intervento da parte del governo, così come lo aspettano le altre regioni. Io trovo invece che i problemi relativi alla sanità toscana siano di vecchia data e tutti i tagli, chiamati razionalizzazioni, che sono state fatte negli anni precedenti hanno soltanto aggravato una situazione già complessa e non hanno migliorato nulla in fatto di servizi e non hanno sicuramente migliorato quello che è l'aspetto del personale, che invece continua a essere molto poco. Gli ospedali minori sono sempre più impoveriti, si parla di eccellenze ma non si riesce a gestire la sanità territoriale. Quindi il nostro giudizio è fortemente critico nell'operato della Giunta fino adesso. Il ragionamento dell'assessore, sostiene Marco Stella di Forza Italia, ha un limite: non può non dirci a quanto ammonti il fantomatico buco di bilancio. C'è stata una discussione in maggioranza nella quale si è prospettato l'aumento dell'IRAP e del bollo auto come risposta a questo ammanco. I soldi mancano, ci sono 200.000 prestazioni da erogare, 4 cittadini su 10 che non riescono a prenotare una prestazione sanitaria, 29 indicatori su 46 sono insufficienti. Non c'è niente di male a dire a quanto ammonti l'ammanco economico, ha aggiunto il consigliere. Sulla sanità non si scherza, quindi qualsiasi centesimo messo sulla sanità per salvare una vita umana, per portare una persona in terapia intensiva, per darle le cure, è speso bene.
Non è questo il tema, non lo abbiamo posto in questa maniera. Abbiamo semplicemente chiesto però che ci venisse detto se esiste veramente questo buco di bilancio, e oggi abbiamo accertato che sono 320 milioni di euro quello che manca nelle casse del sistema sanitario regionale, dove è finito? Le risposte non sono state esaustive, non ci hanno convinto. Proseguiremo con tutta una serie di atti ispettivi per capire realmente all'interno dei bilanci delle ASL dove sono finiti quei soldi lì. Abbiamo però anche confermato una cosa, Presidente Gianni, a questa Giunta: quando c'è bisogno di Forza Italia c'è. Sosteniamo anche la battaglia delle regioni nei confronti del governo per avere più risorse per combattere la pandemia, perché combattere la pandemia non è soltanto una questione sanitaria, ma è anche una questione economica. Per questo, da un lato, daremo la mano alla Regione Toscana a chiedere più risorse per mettere sul sistema sanitario regionale e sulle imprese, dall'altro chiederemo chiarezza alla Regione su dove sono finiti questi soldi. Per Francesco Torselli di Fratelli d'Italia i conti non tornano. C'è delusione perché c'è una distonia assoluta tra quello che ci viene raccontato in aula e quella che è la realtà, e questo veramente stona. Io continuo a non capire come mai l'assessore Pezzini e l'assessore al bilancio della Regione Toscana, che è Eugenio Gianni, non ce ne dimentichiamo, vengono in aula e ci raccontano che nel 2019 la sanità toscana perdeva appena 13 milioni di euro, una piccola perdita tecnica, nel 2020 il bilancio si chiudeva in parità e nel 2021 abbiamo un ammanco di 330 milioni esclusivamente dovuto ai costi Covid che stiamo già cercando di ripianare. Questo non è vero, non corrisponde a verità, ma non lo dice Francesco Torselli o Fratelli d'Italia, lo dicono la Corte dei Conti e lo dice il sindacato dei revisori della USL Toscana Centro. Sono loro che scrivono nero su bianco nel febbraio del 2021 e nell'aprile del 2021 che i bilanci della USL Toscana Centro fanno acqua, scrivendo nero su bianco non per i costi imputabili alla pandemia Covid, ma per altri motivi. La Corte dei Conti, riparlando del 2018, già scrive che la Regione Toscana ha una perdita di 24 milioni, quindi il doppio esatto di quanto ci racconta Pezzini, e che nei prossimi due anni, quindi 19 e 20, questa perdita aumenterà fino a raggiungere 30 e 35 milioni. Allora, o alla Corte dei Conti non sanno fare i conti, e io non ci credo, o il sindacato revisore della USL Toscana Centro, che è nominato dalla stessa USL, non sono sindaci esterni, non sono revisori esterni, sono dipendenti della stessa USL che certificano i bilanci. E che senso avrebbe che dei dipendenti della USL scrivessero che il bilancio è disastroso se non fosse vero? Come mai l'assessore e il presidente Gianni continuano a negare l'evidenza? Dopo questa comunicazione di oggi siamo ancora nella situazione in cui eravamo ieri, cioè non avere risposte alle nostre domande. Per Stefano Scaramelli la comunicazione di Pezzini fa chiarezza sui costi. Oggi mettiamo un punto fermo, conosciamo l'entità delle somme che necessitano. Sono 330 milioni, ha detto Scaramelli. Il tema della sanità è un tema importante. Crediamo che in questi anni la Regione Toscana abbia fatto tanto, soprattutto hanno fatto tanto gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli operatori, il mondo del volontariato. È evidente che in questi anni il sistema sanitario, essendo un sistema pubblico, abbia sostenuto maggiori costi. Noi riteniamo che l'investimento sul personale sia stato un investimento corretto, giusto, congruo ed era necessario per quanto riguarda il sistema pubblico toscano. È evidente che a questo punto devi mettere a regime quelle che sono le spese rispetto alla sostenibilità di un sistema, bisogna tornare a regime. Credo che sia corretto e doveroso chiedere al governo di dare il proprio contributo rispetto agli interventi economici che sono dovuti esclusivamente alla pandemia, nel contempo anche corretto e doveroso che la Toscana, il sistema sanitario toscano e il bilancio della Toscana sappia coprire con proprie risorse gli oneri del personale. Quindi noi siamo soddisfatti nel merito della comunicazione, siamo ancora più convinti di quello che abbiamo fatto in queste settimane, cioè che non fosse necessario un incremento della tassazione da gravare sui cittadini, ma che dovesse essere fondamentale fare una battaglia politica per il governo per recuperare queste risorse e nel contempo creare delle economie di spesa per non incidere su cittadini e sulle imprese.